Io la prima cosa che faccio ogni volta che arrivo sullo stadio è andare sul camion per salutarli, sentire come stanno. E, mi piace anche stare con loro perché oltre che essere dei bravissimi lavoratori sono anche delle bravissime persone. E quindi cioè loro lavorano dietro e magari nessuno dà tanta attenzione a quello che fanno, però in realtà sono importantissimi, cioè la nostra performance dipende per il 50% da loro. Allora, abbiamo iniziato una nuova stagione con questo nuovo, diciamo, track, ma possiamo chiamarlo Skyroom mobile, che ci permette di essere molto competitivi sui prodotti e vivere in salute all'interno e essere veloci fra, diciamo, i trasferimenti di ogni tappa. Per noi è molto importante perché ci fa risparmiare parecchie ore di lavoro. E quindi le energie poi, insomma, le teniamo buone dove servono, cioè a provare sci e a pensare bene ai materiali. Al di là, vabbè, del nostro lavoro, avere qua tutti questi sci qua sempre pronti a disposizione per scegliere in ogni momento se cambiano le condizioni meteo o quant'altro, abbiamo fuori tutti gli sci e quando ripartiamo per la tappa successiva, loro sono sempre qua. Mentre prima toccava metterli via nella sacca, riporli nel furgone, una logistica molto complessa. Adesso è tutto più semplice, ripeto, più energie risparmiamo perché 3 settimane di fila comunque sono molto lunghe, molto dispendiose sì, come energie. E fa la differenza, riusciamo a fare la differenza. Okay, un'altra comodità in più, per esempio quando siamo al nord o comunque quando abbiamo viaggi molto molto lunghi dove non, diciamo, non necessitano tanti pulmini in giro, anche questa è una comodità, comunque è anche una buona parte di noi può viaggiare in aereo al posto che tutti in furgone, quindi anche lì sono energie e ore risparmiate. Poi vogliamo ringraziare chiaramente la federazione, in primis dal presidente, poi tutto il suo grandigramma, perché ci ha messo nelle condizioni di poter usufruire alla fine di questo track per noi importante e poi ci ha trovato gli sponsor per sostenere, diciamo, le spese, che chiaramente un pochino di spese ci sono. E soprattutto in questo caso Faircam ci dà una grande mano nel spostare, diciamo, questo schermo mobile. Faircam è una grande ditta logistica di autotrasporti e per noi è un grande partner. Ok, adesso andiamo nella parte dove applichiamo i prodotti, che è questa qua che si trova davanti nella parte anteriore del camion. Qui ci sono tutti i nostri sci da test per i prodotti, come. E qui lavoriamo io e Giorgio, e invece qui abbiamo la linea delle strutture a mano, dove lavorano principalmente Luca D'Incao e Simone Biondini. E qui abbiamo anche una piccola macchinetta per le strutture a mano, e ringraziando anche la Svecom per i mondiali di 9 mesta, avremo pure anche la macchina proprio per le strutture. Allora, riprendendo un po' il discorso, come siamo divisi qui, come ha detto Mattia, io e lui lavoriamo in testa e poi in coda c'è, diciamo, i due veterani storici dell'Italia che è Simone Biondini e Luca D'Incao, ma nel mezzo abbiamo il capo, cioè Christian Favre, che lavora qua. Lui da qui praticamente è il direttore dell'orchestra qua dentro, quindi ci controlla, ci dà le bacchettate quando serve, però è una grande persona. Lui è veramente una mente speciale, che lui sa tutti i numeri a memoria, quindi per noi è molto importante. Poi continuando, qua giù abbiamo una cosa comunque molto importante per noi, è dove ci cambiamo, ci svestiamo. Abbiamo in ogni armadietto la possibilità di sciogliere le scarpe. Per noi è molto importante questo, fra una gara e l'altra è sempre, sai, dobbiamo essere sempre a posto. E non solo, tu hai visto qua tanti sci, qui abbiamo ancora sci. Sono, diciamo, i sci o caldi o freddi a seconda delle condizioni, che se abbiamo bisogno dei vari atleti veniamo a prendere e li mettiamo dove serve per averli sotto controllo.
anche questa zona qua sembra, sembra nascosta, ma è molto importante perché abbiamo sci pronti sempre da prelevare, e mentre prima erano nei furgoni e nelle sacche, quindi qua facciamo veramente la differenza se abbiamo fuori. E un'altra cosa importantissima secondo noi è anche quella di stare tutti assieme. Prima nelle wax room eravamo comunque divisi, i prodotti stavano in una wax room e le righe stavano, la team delle righe stavano in un altro wax room, e quindi diciamo è meglio essere tutti uniti, così si ride, si scherza, tutto assieme. Ecco, Mattia sta prendendo fuori la tavola che per noi, per esempio, la sera finito di lavorare, che si sia fatto il podio o meno, comunque la sera per noi c'è il momento conviviale dove si beve qualcosa, si ragiona sulla giornata, sulle altre cose, se ne ha fatto degli sbagli, se ne ha fatto bene, e non solo fra noi, diciamo, ski man, ma anche con i tecnici del tiro, con gli allenatori, con i capi. È un momento conviviale dove si fa, appunto, si scambiano le idee sulla giornata, e questo è molto importante, e fa un gruppo molto solido e compatto.